Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi video chiacchiericcio. Dopo che nel mukbang di qualche giorno fa ho toccato appunto argomenti come questi, quindi donne, mascolinità tossica, femminismo, vorrei, anzi, mi avete chiesto in realtà in tanti di farvi un video dedicato perché vi è piaciuto. Insomma, quello che ho detto è, mi avete chiesto di farvi sapere come la penso e di elaborare un po' meglio questi concetti. Quindi questo è quello che farò in questo video. Mi scuso in anticipo. Se avrò l'ossetto sui denti, ma con l'Invisalign è praticamente impossibile che se succede fate finta di niente, ok? Comunque sì, sono molto contenta di farvi un video chiacchiericcio su questi temi perché sono molto importanti per me e sono temi su cui mi informo molto, di cui parlo molto nella mia vita privata, anche se magari non ne parlo tantissimo su YouTube, però potrei farlo di più da questo momento sicuramente. Volevo iniziare proprio dal tema che ho toccato nel mukbang, cioè le favole, le fiabe, e perché penso che quasi tutte le fiabe Disney, i cartoni Disney che noi tanto amiamo di quando eravamo piccoli, cioè io sono la prima veramente, però tanti, a parte forse Alice nel Paese delle Meraviglie e pochi altri, sono estremamente tossici. Il messaggio che fanno passare alle donne, alle ragazzine, alle bambine che guardano quei cartoni sono estremamente tossici. Non lo dico io, lo dicono gli psicologi, gli psicoterapeuti, tra cui appunto vi consiglio anche in questo video la dottoressa Ramani, che trovate qua su YouTube, ne ha parlato anche lei e diceva che proprio per questo non farà vedere le fiabe alle sue figlie perché fanno passare un concetto sbagliato in cui se ci pensate in questo tipo, quindi parliamo di Biancaneve, Cenerentola, la Bella Addormentata nel Bosco, la Sirenetta, sono tutte favole in cui la donna ha bisogno di essere salvata dall'uomo. Se pensiamo a Cenerentola che viveva nella povertà con una matrigna e due sorellastre cattive, notare tutte donne quelle cattive, ma sono sempre donne che hanno bisogno di essere salvate, ok? Biancaneve ha bisogno di essere salvata, si ritrova da sola nella foresta, per fortuna trova questi sette nani uomini che la aiutano e lei diventa la loro tuttofare, praticamente una casalinga, cuoca eccetera eccetera. Oppure se vogliamo menzionare la Sirenetta, addirittura questa è forse quella che penso sia la peggiore di tutte, perché la Sirenetta, addirittura Ariel in quella fiaba abbandona il suo mondo, abbandona la sua famiglia, addirittura è pronta a perdere la sua voce, che è una voce meravigliosa, per amore di un ragazzo che praticamente nemmeno conosce, ok? Rischiando la vita, rischiando ogni cosa. Quindi, se noi cresciamo con queste fiabe, naturalmente non è detto che questi siano poi i valori in cui noi crediamo, però diciamo che l'idea che creano nelle menti molto labili dei bambini, delle bambine, è un'idea molto molto sbagliata. Praticamente queste fiabe sono un po' la fiera dello stereotipo, no? La donna che deve cucire, cucinare, rammendare e stare in casa a fare la casalinga, ad aiutare i sette nani o a pulire la casa per la matrigna cattiva, eccetera, eccetera, eccetera. A parte che se leggete le fiabe originali dei fratelli Grimm, che io ho studiato un esame all'università, se non sbaglio, era storia del teatro, sono le fiabe originali dei fratelli Grimm sono delle vere e proprie storie horror, cioè sono completamente diverse da quelle che poi la Disney appunto ha tramutato un po' più in modo che fossero a prova di bambino più o meno, no? Perché quelle sono veramente, le fiabe originali sono veramente delle storie che oggi verrebbero considerate horror con delle cose orribili, ok? Però anche le fiabe Disney, appunto, anche se sono state adattate, sono profondamente, profondamente sbagliate. Fanno proprio passare un messaggio profondamente sbagliato che nel 2021 non dovrebbe più proprio esistere. Altra cosa che viene insegnata in queste fiabe è che la donna non ha bisogno di consenso per poter essere baciata. Se pensiamo alla Bella Addormentata nel Bosco, a Biancaneve, queste donne sono addormentate e vengono baciate da un uomo senza il loro consenso, cosa sbagliatissima, perché andrebbe insegnato proprio questo alle ragazze, alle bambine,
il consenso e il fatto di avere il diritto di dire no in qualsiasi momento. E appunto un'altra cosa su cui voglio farvi riflettere è che in queste fiabe, che ragazzi sì, sono solo delle fiabe, ma ci hanno cresciuto a tutti noi, tutti le abbiamo viste ripetutamente, miliardi di volte, le conosciamo a memoria, quindi ci hanno fatto qualcosa, ok? Ci hanno lasciato un po' una traccia psicologicamente. Un'altra cosa su cui voglio farvi riflettere è appunto il fatto che tutti i cattivi in queste fiabe sono donne. Se pensiamo a Ursula in Ariel, se pensiamo alla matrigna cattiva di Cenerentola, la matrigna cattiva che era anche la matrigna, se non sbaglio, di Biancaneve, anche nella Bella e la Bestia, perché qualcuno potrebbe dirmi, no Nicole, nella Bella e la Bestia c'è la bestia, è lui il cattivo? Assolutamente no, il cattivo della Bella e la Bestia, chi ha visto il cartone lo sa, è la strega donna che inizialmente durante una festa al castello si presenta al castello e poi, visto che è stata che le è stato rifiutato l'aiuto dal, appunto, dal principe, lei fa questo incantesimo, lancia questa maledizione su tutto il castello, è lei la cattiva. Quindi notare come in queste fiabe c'è sempre la cattiva femmina, quindi questa cosa ci instaura anche un po' il pensiero che le donne siano più pericolose degli uomini, quando in realtà nel mondo, se andiamo a vedere le statistiche di crimini di ogni genere, soprattutto quelli violenti, sono 98-99% uomini a farle, ok? Però queste fiabe ci instaurano un po', e poi sono sempre donne invidiose della ragazza più bella, più giovane, donne appunto gelose, come se questi sentimenti appartenessero soltanto alla donna, cosa che non è assolutamente vera, però stranamente appunto nelle fiabe questo è altro stereotipo, che le donne sono quelle cattive, vendicative, gelose, invidiose, eccetera. Quando invece la solidarietà femminile in questo tipo di fiaba praticamente non esiste. E questo appunto, io vi sto parlando di queste fiabe perché queste sono le fiabe che ci hanno cresciuto e sono tra l'altro le fiabe che continuiamo a far vedere ai nostri figli. È per questo che vi dico che forse sarebbe meglio, appunto, non lo dico io, lo dicono gli psicoterapeuti, ve lo ripeto, l'ho sentito dire da moltissimi psicologi, forse... non è proprio il caso di farle appunto vedere ai nostri figli, ecco. Naturalmente se la società ha questo tipo di preconcetto, questo tipo di stereotipo, non è colpa delle fiabe, non è colpa esclusivamente delle favole della Disney, naturalmente, però voglio farvi riflettere su come questi preconcetti siano talmente radicati in noi che noi continuiamo ad accettarle queste fiabe, per noi è la normalità, forse perché appunto le abbiamo già viste da piccoli, quindi ci siamo cresciuti. Bisognerebbe insegnare il consenso sia alle bambine che ai bambini, insegnare che cos'è e a rispettare. Bisognerebbe insegnare che qualsiasi cosa una donna voglia fare può farla e che i compiti come pulire, lavare, rammendare, cucinare, stirare, eccetera eccetera eccetera, non sono cose da donne, ok? Sono cose, le può fare chiunque, ok? E non ditemi che non c'è motivo di parlare di queste cose, soprattutto in Italia, non ditemi che la parità dei sessi ormai esiste, che abbiamo tutti i diritti di questo mondo noi donne, perché purtroppo non è assolutamente così, appunto soprattutto in Italia le donne vengono ancora viene chiesto alle donne se hanno intenzione di avere un bambino quando vengono assunte, cosa che è illegale, eppure succede, perché ci sono discriminazioni in questo senso. Oppure se pensiamo al gap degli stipendi, purtroppo in Italia, ed è un dato di fatto, non lo dico io, gli stipendi medi delle donne per la stessa identica professione sono più bassi rispetto a quelli dell'uomo, quindi purtroppo c'è molto molto da lavorare su questo. E non voglio neanche sentire nessuno dire, vi anticipo già, non voglio sentire nessuno dire che non serve a nulla parlarne, lottare, farsi sentire, perché se ci pensate a come eravamo messe noi donne solo 50 anni fa, che non potevamo votare, il diritto all'aborto, se ci pensiamo com'era una volta, oppure un'altra cosa su cui vi voglio far riflettere in Italia, che me ha scioccato, non sapevo di questa cosa, lo so da un po', ma appunto quando l'ho scoperto mi ha scioccato, il delitto d'onore, ragazzi, scusatemi se sentite aerei passare, ho la finestra aperta, se ci pensiamo il delitto d'onore, ragazzi, era legale fino a quando?
20 anni fa, 30 anni fa in Italia, voi lo sapete che cos'è il diritto d'onore? Cioè, se una donna tradisce il marito, che tradiva il marito, lui aveva legalmente, tipo The Purge, cioè cose allucinanti, lui aveva il diritto di ucciderla, perché lei gli aveva rovinato la reputazione e l'aveva disonorato, capito? Perché, tra l'altro, l'onore è un concetto che non esiste, inventato e portato avanti da persone che hanno disturbi narcisistici di personalità, ma questo è un altro discorso. Ok, sono andata a controllare e il delitto d'onore in Italia è rimasto legale, ragazzi, fino al 5 settembre del 1981. Cioè, ci rendiamo conto, io ho amici che sono nati prima di questa data. Se queste cose non esistono più, se abbiamo il diritto al voto, se il delitto d'onore non esiste più e tantissime altre cose, noi le abbiamo guadagnate lottando e facendoci sentire, e quello che abbiamo lo dobbiamo alle nostre antenate che hanno lottato prima di noi. Quindi non voglio sentire che parlarne, appunto, e lottare non abbia nessun tipo di riscontro, perché non è assolutamente così. Anzi, questo è proprio l'unico modo che abbiamo per arrivare alla vera parità dei sessi, alla vera parità di diritti, che purtroppo ancora non esiste. Sicuramente siamo molto più vicini ad averla rispetto, molto più vicini ad averla rispetto a molti anni fa, però ancora non c'è. Per farvi capire quanto i preconcetti verso le donne siano ancora molto radicati e presenti, vi faccio un esempio. Voi avete mai sentito qualcuno chiedere ad un uomo che ha famiglia, figli, ma come fai quando lavori? Chi è che te li tiene i bambini? Oppure frasi come: ah, che bravo, hai dei figli e anche lavori, e come fai a fare entrambe le cose? Come fai? Perché agli uomini questo non viene chiesto? Perché nella nostra mente sono le donne a doversi prendere cura della famiglia, prendersi cura dei figli. Non concepiamo il fatto che sia compito di entrambi allo stesso identico modo. Avete mai sentito una donna dire: sì, ma io sono fortunata, mio marito, il mio ragazzo mi aiuta in casa? Oppure, appunto, con i bambini: no, ma io sono molto fortunata perché mio marito mi aiuta tantissimo con i bambini. Già questo vi fa capire che il sessismo e le discriminazioni verso le donne sono radicate anche nelle menti di noi donne, perché non è che tuo marito ti sta aiutando a pulire casa, lui ci vive, cioè deve pulire come te, nel senso, poi ovviamente in ogni coppia uno si divide, uno magari lavora di più, uno di meno, però in linea generale non è che l'uomo ti aiuta a casa perché è un compito tuo che sei donna, no? Oppure: mi aiuta con i bambini, non è che ti aiuta, sono anche suoi, cioè, e queste cose, quando le sento, sento questi campanellini nella mia testa che mi dicono: preconcetti, preconcetti, eppure molto spesso nemmeno ci rendiamo conto che li abbiamo, e questa è forse la cosa più grave che più mi preoccupa, perché dobbiamo prima arrivare al punto in cui ci rendiamo conto che queste cose sono presenti nelle nostre menti, perché ce l'hanno inculcate da sempre. Generazioni prima di noi ne erano ancora più convinti, quindi dobbiamo veramente noi sradicare questi preconcetti. Quindi il concetto della donna che deve essere femminile, che deve essere carina, che deve sorridere, eccetera, eccetera, è un pensiero profondamente tossico, perché va ad obbligare donne che non sono così, cioè perché va a far sentire donne che non rispecchiano questi canoni, vogliamo chiamarli così, della società, a sentirsi meno rispetto a quelli che invece rientrano in questi canoni, cosa sbagliatissima, perché nessuno di noi è sbagliato. E stessa cosa accade per gli uomini, cosa molto grave, forse più grave per certi versi, per loro, perché gli viene insegnato che gli uomini non devono piangere, che gli uomini non devono mostrare emozioni, che gli uomini devono essere appunto maci, mascolini, eccetera, eccetera. E anche questa è una cosa. Tutti gli aerei stanno passando in questo momento, ragazzi. E anche questa è una cosa estremamente, estremamente sbagliata. È molto tossica per un uomo, per i bambini che crescono con questa idea, perché si tengono tutte le emozioni dentro, hanno paura a far vedere queste emozioni, perché verrebbero considerati meno uomini, come se il sesso di una persona non fosse determinato da quello che uno si sente, ma da
preconcetti inventati da altre persone che manco ti conoscono. Ovviamente riconoscete la follia in tutto questo, ma questo è molto molto tossico. E secondo me, non sono io a pensarlo, ma ho sentito dire psicoterapeuti queste cose. Sicuramente il fatto che appunto la stragrande maggioranza dei crimini violenti vengano commessi dagli uomini può essere in qualche modo legata al fatto che fin da piccoli gli viene detto di non esprimere le proprie emozioni, di tenersi tutto dentro, di essere così, di non piangere, eccetera, eccetera, perché poi inevitabilmente scoppi ad un certo punto, non ce la fai. Io penso che molti degli stupri, molte violenze nella nostra società siano non magari direttamente, ma indirettamente o a volte direttamente riconducibili a questa pressione che noi mettiamo sui bambini fin da quando sono piccoli. Voi mi direte, Nicole, questi sono preconcetti, queste sono cose che si sanno, nessuno la pensa più così. Eppure vi posso assicurare che la gente la pensa così e io lo vedo dai messaggi che mi arrivano ormai da anni. È da qui che mi sono resa conto che, cavolo, però, c'è ancora quest'idea che la donna per essere realizzata debba sposarsi ed avere una famiglia. Noi non diamo neanche, non consideriamo neanche normali le donne che non vogliono avere figli, perché nella nostra mente siamo cresciuti così: la donna, il suo fine ultimo deve essere sposarsi e avere dei bambini. Cioè, questo deve essere l'aspirazione di ogni donna, di ogni bambina, ragazza e poi donna. No! Assolutamente no! L'aspirazione di ogni donna, di ogni bambina e poi ragazza e poi donna deve essere quella di realizzarsi, di essere felice, di fare qualcosa che la rende felice. Non di misurare la sua felicità in base alla persona che ha o avrà accanto, perché poi rischiamo che le donne non sappiano stare da sole, non sappiano godersi quello che hanno e la loro felicità senza che al loro fianco ci sia una persona di sesso maschile. Cosa assurda! Pensate solo al fatto che il termine zitella al maschile non esiste. E come mai non esiste? Perché? Perché per una donna essere sola ad una certa età, assurdo, non può succedere, è una vergogna, ok? E quindi zitella, dispregiativo. Un uomo da solo ad una certa età? Niente di strano, va bene. Non lo chiamiamo con nomi, con parole dispregiative o antipatiche, ok? O per prenderlo in giro. No, non esiste. Questo è accettato. Come se ci fosse una differenza, ok? Tra uomo e donna. Per l'uomo, ok, per la donna tu no, zitella, nessuno ti vuole, anche questa cosa, nessuno ti vuole, come se le donne non possano decidere di essere single. Cioè, io ve lo dico, probabilmente, ok, i miei follower lo sanno, ma ci sono donne che non vogliono avere relazioni, ci sono donne che non vogliono, ok? Sono donne che stanno bene da sole, anche se questa cosa è assurda. Io mi sento dire un giorno sì, un giorno no, vedrai che qualcuno lo trovi, vedrai che arriverà. E io penso, ma io cioè, proprio non lo cerco, cioè quindi non ci siamo proprio, non ci siamo capiti. Io molto spesso sui social mi sento dire: ma tu hai un matrimonio che non ha funzionato alle tue spalle. Il tuo matrimonio è durato solo un anno. Ma tu non puoi considerarti felice e arrivata, tra virgolette, anche se io non mi considero arrivata nella mia vita. Però per dire, no? Mi sento dire: ma tu non puoi dare consigli sulla legge dell'attrazione. Tu non puoi dire di essere felice perché hai un matrimonio che non ha funzionato alle tue spalle. Come se io dovessi basare la mia felicità sulla riuscita o meno di una relazione. Io punto alla mia felicità, alla mia realizzazione nella vita, cioè al realizzarmi io per me stessa, con le mie forze, e punto alla felicità. E se il mio matrimonio, se una relazione non mi rende felice, è giusto che io la abbandoni quella relazione per cercare la mia felicità. Io sono molto più felice oggi di quanto lo fossi 2 anni fa, 3 anni fa, quando ero sposata. E questo significa che sto crescendo, questo significa che ho fatto bene a decidere di troncare quella relazione, perché devo puntare alla mia felicità,
Non a dire sono sposata e va tutto bene, quando magari non va tutto bene, perché una volta, quando se ci pensiamo i divorzi, una volta erano molti meno, sì, perché c'era questo preconcetto che se si divorziava non andava bene, era una vergogna una volta, e non si fa, e la donna doveva nascondersi, vergognarsi, tutti parlavano. Io voglio insegnare, chi mi segue, io voglio dirlo e gridarlo, non è così, ragazze, voi dovete inseguire... Ragazzi pure, voi dovete inseguire la vostra felicità, dovete realizzarvi voi per voi stessi e per nessun altro. Se poi nella vostra vita entrerà una persona che vi arricchisce, che vi dà qualcosa di più, che vi fa sentire bene, eccetera, ben venga, ma non è quello lo scopo finale della vita di qualcuno, non può essere quello. E se qualcuno vi ha insegnato che è così, è profondamente, profondamente sbagliato, anche se non ve l'ha, nessuno ve l'è venuto dire direttamente, però fidatevi che sono concetti che noi abbiamo nella testa. E io messaggi del genere su internet ne ricevo un giorno sì e l'altro pure, credetemi, quindi è ancora molto radicato questo pensiero, eh? Ma bisogna imparare a stare bene con noi stessi, stare bene da soli, anche perché se non impariamo questo prima, non potremo mai essere felici in un'altra relazione, mai, 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 neanche con la persona giusta. Se noi non sappiamo stare da soli con noi stessi, quella relazione non sarà la relazione giusta, non sarà una relazione che funzionerà, se voi siete dipendete affettivamente dall'altro. E io voglio dire a chi mi segue che se non siete felici in una relazione, soprattutto mi rivolgo alle ragazze e alle donne, perché purtroppo è un problema molto più grosso tra noi donne, se non siete felici in una relazione, andatevene. Siete così in tante a scrivermi, io ho paura di rimanere sola, e io vorrei darvi la forza che ho io, ma il fatto è che anche voi ce l'avete, questa forza è dentro di voi, neanche io sapevo di averla, però vi posso garantire, ce l'avete dentro di voi, basta cercarla, ma fatelo questo passo. Siete in una relazione che vi fa sentire infelici, o che non vi fa stare bene, o qualsiasi motivo, non fatevi bloccare dalla paura di rimanere sole, vi prego, perché come vi dicevo nell'altro video, dal momento in cui uscite da quella relazione tutto vi sembrerà più chiaro. E in questo senso voglio consigliarvi di andare da uno psicoterapeuta in questi casi, perché hanno molte, anche per le donne che non sono economicamente indipendenti, hanno molti strumenti per aiutarvi, quindi fatelo, fatelo, fatelo. Non perdete neanche un minuto della vostra preziosa vita, ok? A stare con una persona che non vi rende felici, perché la felicità ve la meritate tutti, ce la meritiamo tutti. Ed è questo che va inseguito nella vita, non lo stereotipo di casa del Mulino Bianco dove magari tutti litigano e si odiano. Io vorrei tanto essere di ispirazione per voi e farvi capire, vorrei proprio esservi vicina e farvi uscire da queste relazioni. Non posso farlo io, ragazze, dovete farlo voi, ma quando lo fate avete fatto il 90% del lavoro, ok? So che è difficile arrivare a quel punto, ma una volta che lo fate, 90% è fatta. So che non è semplice affettivamente molte volte, perché appunto c'è questa paura di rimanere soli, la paura che poi l'altra persona ti mancherà, ma se non è la persona giusta, meglio che ti manchi, ma a distanza, giusto? Però si può fare, e anche se economicamente siete in difficoltà, fatevi aiutare, appunto, ve lo ripeto, gli psicoterapeuti hanno un sacco di strumenti anche in questo senso per aiutarvi ad uscire da una relazione tossica, una relazione violenta. E io parlo anche di violenza psicologica, perché molto spesso si tende a dire ma non mi ha mai alzato le mani, ma non è violento. Esiste la violenza fisica ed esiste la violenza psicologica, e io ne so qualcosa, credetemi, quindi non sempre se una persona non vi alza le mani non si merita di essere lasciata. Una piccola parentesi che volevo fare, perché molto spesso nei messaggi mi scrivete ma non mi ha mai alzato le mani, però, e poi mi fate una lista di cose orribili, quindi non significa che se non vi ha mai alzato le mani non dovete lasciarlo, perché non è arrivato a questo, non stiamo ad aspettare che questo succeda, ma anche se non dovesse succedere mai, la vostra felicità è al primo posto, è inutile che vi giustificate con il fatto che ah boh, quello non l'ha mai fatto, quindi
No. E poi per finire volevo ricordarvi perché sento molto spesso utilizzare il termine femminista o femminismo nel modo sbagliato. Vorrei ricordarvi, e anch'io anni fa facevo questo errore perché non mi ero documentata, ma femminismo significa credere nella parità dei sessi, ok? Non significa credere che le donne siano più in alto, che le donne... cioè, significa credere nella parità. Quindi chi vi dice... Ah, quelle femministe, ah, le femministe, significa che loro credono che gli uomini siano al di sopra delle donne, ok? Cioè, per essere molto molto chiari, certamente mi definisco una femminista e tutti dovrebbero definirsi femministe o femministi, anche gli uomini, perché altrimenti se tu sei un uomo che mi dici io non sono femminista, significa che pensi di essere meglio delle donne, cosa che non sta né in cielo né in terra. Quindi, insomma ragazzi, questo era più o meno il discorso che vi volevo fare. Mi sono segnato un paio di punti che volevo menzionare, ma per il resto sono andata molto a ruota libera, quindi se ci sono domande che avete, vogliamo parlarne un po' nei commenti, io ci sono presente, quindi discutiamo di questi temi che appunto mi stanno molto molto a cuore. Naturalmente se volete altri video dedicati ad altri temi come questo o simili, scrivetemi tutto nei commenti perché li leggo sempre tutti. Io vi mando un bacio grandissimo e vi mando tanta tanta forza se ne avete bisogno, ma ricordatevi che ce l'ho io, ma ce l'avete anche voi questa forza. Bacio grandissimo, venite qua che vi abbraccio forte 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 forte. Visto che sono tornata ogni giorno con i video dal lunedì al venerdì, vi aspetto domani puntuale 17:30. Ciao!